Siamo con Elisabetta Zamparutti, tesoriera dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, del Partito Radicale Transnazionale Transpartito Non Violento, e che è stata appena eletta al Consiglio europeo nel ruolo appunto di garante della prevenzione della tortura. E la tortura. E le chiediamo il senso di questa mostra sul figlio il prodigo che si tiene qui al carcere di Rebibbia. Ma io credo che il titolo che hanno scelto per questa mostra sia molto importante, Figliol prodigio, nel senso che può spiegare come il carcere sia un luogo di perdizione per molti, soprattutto perché le condizioni di detenzione sono al di fuori della legalità e dello Stato di diritto, ma può essere anche un luogo di recupero in cui si manifestano prodigi di rinascita alla vita sociale, e credo che aver deciso di usare l'arte per far conoscere questa realtà sia importante, perché può arrivare al cittadino che deve conoscere quello che ha un diritto a conoscere quello che avviene nelle carceri del nostro paese, può arrivare, dicevo, non solo attraverso gli strumenti e il linguaggio della razionalità, ma anche attraverso quella dell'emotività, che è proprio dell'arte, e quindi è un lavoro importante che mi auguro, insomma, possa produrre i suoi frutti, che le persone possano anche andare a visitare questa mostra quando sarà allestita all'esterno nel Museo delle Mura qui a Roma, e che altre attività di questo tipo si possano realizzare in altre carceri. Ti chiederei qualcosa anche sulla tua lezione, cosa pensi, come pensi di iniziare, qual è il tuo primo obiettivo e cosa potrai fare? La mia elezione a rappresentante italiana al Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti Disumani e Degradanti mi permetterà di visitare, di ispezionare tutti quei luoghi di privazione della libertà personale da parte di una pubblica autorità nei 46 paesi del Consiglio d'Europa. Non è incluso nelle mie competenze il paese di provenienza, quindi l'Italia, ma in ogni caso è una possibilità di conoscere le condizioni sostanzialmente delle carceri, che noi sappiamo rispecchiano lo stato di salute o di malattia proprio dello stato di diritto, e sicuramente se una priorità mi pongo è quella di verificare tutte quelle forme di detenzione che in sé costituiscono tortura. Ad esempio, in Italia l'ergastolo ostativo o il 41 bis, che per come si configurano, in particolare condizionando al pentimento la possibilità di uscita da un regime così duro, crudele, violento e causa di sofferenze, costituisce appunto quello che nel diritto internazionale si definisce tortura, che però non abbiamo ancora avuto la forza politica di attuare, di introdurre nel nostro paese. Ecco, appunto, l'introduzione del reato della tortura nel nostro paese, per rimanere in tema con la mostra, è una speranza possibile o un prodigio? Guarda, è un dovere, perché l'Italia ha ratificato le convenzioni sulla tortura da più di 20 anni, noi siamo da oltre 20 anni inadempienti. Quindi, e questo ben esprime lo stato di degrado della democrazia e dei principi dello Stato di diritto. Grazie. Grazie a voi.